Buonasera, c'è una rubrica che realizzerò un giorno sì, 2 giorni no, in base alle richieste, perché ho richieste di canalizzazioni d'amore, il pensiero di lui, che tante volte coincide in realtà con il vostro pensiero, però vabbè, se vi deve giungere quell'informazione, giungerà quella. E niente, volevo inaugurarla oggi. Questa nostra rubrica perché in realtà ho già tante richieste giunte tempo fa. Sono tutte simili, però sono veramente tante, quindi riassumere quella richiesta in un'unica canalizzazione mi sembra banale. Di conseguenza le farò tutte, non vi do un orario, non vi do un giorno per questo tipo di video, ma come state notando, credo ultimamente, capirete le tematiche anche dalle copertine che saranno un po' dedicate alle varie sezioni, così già d'occhio il disegno, il colore vi fanno capire se questa cosa vi interessa. Vediamo cosa vi vuole dire questo innamorato o questa innamorata. 9 carte per le canalizzazioni d'amore. Non sto passando un periodo semplice. Io non ho chiuso del tutto con te, ma non posso tornare indietro perché la situazione non è chiara. Dietro di me ci sono nubi, tante, e queste nubi sono un vero e proprio muro. Io non riesco a vedere quello che è al di là. C'è un piccolo spiraglio. E quel piccolo spiraglio è il ricordo, ma ho paura che questo ricordo, offuscato oltre che dalle nubi, dalle mie lacrime, non sia più un qualcosa di realmente vissuto, ma il modo in cui io ho percepito quell'esperienza. Sono totalmente immerso, immersa nel dubbio, ma il dubbio è quello che fa vacillare il piede, che fa piangere come mai ho pianto prima. Neanche da bambino o da bambina, perché non è un pianto di rabbia, è la disperazione. È il rendersi conto che il passato non è mai esistito e che quel futuro, logica conseguenza, svanisce e crolla proprio sulla scorta di questo passato che non c'è. Quindi io ora chi sono? In rapporto a te e tu sei confrontato a me. Ed è per questo che ho scelto la solitudine e ho preferito la quasi totale chiusura rispetto a quel piccolo spiraglio e non voglio neppure guardare, come se dovessi guardare dalla toppa di una porta e non voglio assolutamente abbassarmi concretamente e moralmente a rubare con gli occhi qualcosa che se veramente facesse parte della mia vita oggi sarebbe al mio fianco. Quindi che dire, ti lascio tutto. È un po' come quando si rinuncia alla propria eredità. Io credevo che il futuro sarebbe stato un qualcosa di condiviso, chi più, chi meno. Avremmo veramente spartito la gioia e il dolore. E invece adesso preferisco lasciarti tutto e lasciare tra me e te quel muro, perché è vero che tu prendi e trattieni, così come ti sei sempre trattenuta, trattenuto nei miei riguardi, e tu riesci tranquillamente a fare quello che a me non viene naturale, voltarmi indietro e anche solo con la coda dell'occhio osservare. Io mi sento sola, solo, e tu sei misero. Non so a chi dei due sia toccata sorte migliore, ma spero di riuscire a risollevarmi e rimettermi in cammino perché la mia natura è quella del viandante, del pellegrino, che effettivamente non ha posto dove poggiare il capo. D'altronde, in questo momento della mia vita, non ho la serenità per riposare, per dormire. Spero in qualcosa di positivo. Spero in qualcosa di positivo per me, per i miei sentimenti. Lo avevo immaginato assieme a te e avevo davvero investito tanto. Io non riesco a capire cosa sia accaduto
è come io abbia potuto ingannarmi in maniera così ingenua, passare dalla gioia assoluta al nulla, dalla certezza di poggiare in modo saldo su qualcosa che mi stava trasportando verso quello che sarà, che avrei voluto fosse. Ma in realtà non ero io a scegliere. Quel qualcosa che mi stava trasportando non mi stava conducendo al tuo fianco, ma mi stava allontanando. A un certo punto ho capito che quella strada era una strada sconosciuta. Tu non eri lì. E la gioia iniziale ha iniziato a sentire il presagio di qualcosa di molto strano. Perché non ero più completo, completa. Io ero convinta, convinto di averti al mio fianco, ma ho guardato bene. Io immaginavo e speravo nella totalità e nell'incontro delle nostre prospettive e aspettative. E invece no. Quando ho guardato realmente lì dove avrei dovuto trovare il noi, non ho più riconosciuto neppure me. Perché mi specchiavo in te e quindi avevo ritagliato per la mia persona un ruolo complementare. Sì, io complementare a te, tu di conseguenza complementare a me. Un po' di me dentro di te e viceversa. Ho sempre visto quest'unione come un'unione benedetta dal cielo. Caratteristiche talmente affini ma diverse da creare un tutto dove nessuno poteva o avrebbe potuto prevaricare l'altro. Poi ho guardato ed è stato lì che ho trovato le nubi, il nulla, la paura, il panico, l'ansia, la vergogna, il senso di colpa. Senso di colpa per cosa? Per essere stata così stupida, così stupido, aver giocato senza nessuna difesa, in maniera palese, banale, infantile, come un bambino però, in questo senso, credendo a Babbo Natale. Perché? Perché me lo raccontavi tu. E mai avrei messo in dubbio una tua parola, senza immaginare che tu potessi prendermi in giro o semplicemente trattarmi per come credevi fosse giusto. Cose banali e sciocche, come si poteva parlare di quello, e non cose importanti, serie. Perché mai? Il problema è stato il pensare e supporre che il fatto di essere entrambi con la testa rivolta, con il volto rivolto nella stessa direzione, volesse dire guardare lo stesso orizzonte, quando in realtà c'è chi riesce a vedere bene senza occhiali e chi, miope, non vede molto più in là del proprio naso. E a volte ci sono nasi che fanno anche ombra, quindi si vede anche molto meno. Quindi è stato un mio errore. Ecco perché io non riesco più a muoverlo, quel viso. E continuo imperterrito, oramai bloccato, a guardare avanti e a piangere perché quello che vedo adesso ha tutt'altro significato. Invece tu hai una elasticità differente, migliore, lo puoi ancora voltare il collo. E avevamo appunto due direzioni differenti. Eppure c'è qualcosa, ed è l'unico motivo di questa mia tristezza profonda. E mi interrogo spesso se in questo amore io abbia percepito bene o abbia nutrito un'ossessione, un banale fraintendimento. Certo, è sottile il confine tra il rincorrersi e il fuggirsi, girando in tondo in una situazione che non porta da nessuna parte. Però se vuoi sapere che ruolo ho avuto io, e poi magari da lì dedurre il tuo, se mai ti dovesse interessare, io ero quello, quella che ti inseguiva, non ero quello, quella che stava fuggendo. E ti avrei inseguito per sempre, ma quell'inseguirti per sempre oggi è la risposta. Io ti avrei inseguito per sempre perché probabilmente tu da me saresti fuggita, fuggito, sempre. Quindi oggi resto fermo, non riesco più ad andare in profondità, non più di tanto. Perché scendere per me, guardare in faccia ciò che sto cercando di seppellire, è qualcosa che non voglio, non posso fare, anche per dignità verso me stessa, me stesso.
È così che assecondo gli eventi e non mi interessa più dov'è che questi ultimi mi stiano conducendo. Sono nella stessa condizione di prima, trasportata, ma non ho più ambizione di capire chi, cosa e perché. Resto qui con il mio dolore nella speranza che siano le doglie di un parto e non il dolore di una fine, che qualcosa di buono possa venire alla luce. E che anche io, richiamata da quella luce che non è assolutamente la fine di niente, ma solo la trasformazione, che anche io possa riuscire a trovare di nuovo la forza di voltare il collo, sebbene abbia scelto una vita di eremitaggio, di altezze, di solitudine e di indipendenza. Però è giunto il momento di salutare quel che è stato e andare avanti.